attesa da stamattina per il vaccino per mamma, 98 anni. 98? Ma come mai ancora non è riuscita a farlo? Chiedendo la prenotazione domiciliare, praticamente i tempi si sono allungati a dismisura e di conseguenza abbiamo deciso di portarla qua per accelerare la pratica. Madonna del vero. Si spoglie? Lui è il mio paziente. Io sono il suo paziente, lui è il mio amico. Quindi è andato sul sicuro? Sì, e cambia perché usa medico, usa medico, uno è più, si sente più a suo agio. In Sicilia sono ancora troppi gli over 80 da vaccinare. Così a Biancavilla, in provincia di Catania, si prova a correre ai ripari. Le dosi vengono somministrate anche qui. Il comune ci mette la struttura e l'ambulanza di supporto. I medici di base fanno il resto. È come se si vaccinasse nei nostri ambulatori. Questo ci rende più sicuri a noi del lavoro e più sicuri ai pazienti che sono qua. Finora non l'aveva fatto perché? No, aveva paura. Il dottore Rubino Coccolato dice, ma perché non ce l'ha fare? Che so fare? Io mi compaccio. Abbiamo in qualche modo collaborato con i medici di base, abbiamo risolto alcuni problemi come per esempio il ritiro dei rifiuti speciali e ovviamente abbiamo dato modo di poter utilizzare ampi spazi. Suo padre quanti anni ha? 91. Finora non era riuscito a farlo? No, l'abbiamo chiamato al numero verde per prenotare, per venire a casa. Stiamo aspettando la sua chiamata, che ci chiamano loro. Da quanto tempo? Ma un mesetto all'incirca, un mesetto, sì. Il medico ci ha chiamato lui, ce l'ho fatto portare qua. 82. 82. E ancora non l'aveva fatto il vaccino? No. Perché? Come mai? Perché avevo 2 mesi che sono prenotata e non mi hanno chiamato. Però sono ancora pochi i medici che vaccinano, soprattutto nei propri ambulatori. Allora, purtroppo le devo dare ragione, ma non è un problema medico, è un problema di disponibilità dei locali che non sono idonei alla vaccinazione. Ci sentiamo più sicuri qua e superiamo qualche resistenza psicologica da parte di qualcuno. Però dobbiamo dire anche un'altra cosa, siamo quelli che stiamo lavorando quasi gratis.